anche oggi una giornata ricca di telefonate interessanti, caro Paolo. Molto, molto interessanti, anche questa è veramente interessante e riguarda la giornata di venerdì prossimo. Voi sapete che ogni giorno sul calendario quella giornata è dedicata a qualcosa. Sì. Venerdì 15 maggio è la giornata internazionale della famiglia e con noi abbiamo un ospite. Abbiamo il promotore e relatore di questa giornata, Gigi De Paolo. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Gigi. Allora, 17:30, non potendovi trovare in un auditorium piuttosto che vi trovate online, quindi in diretta su Facebook e su YouTube. Questa diretta con degli ospiti molto importanti, cui si parla di famiglia, che in questo momento forse mai come nella storia recente è un po' bistrattata, è un po', diciamo, sta vivendo un periodo strano. Ma diciamo che non se l'è mai passata molto bene in Italia, perché in Italia siamo famosi per darla per scontata. È vero, è vero. Fa talmente tante cose, le famiglie risolvono talmente tanti problemi che noi la diamo per scontata e qui non l'abbiamo mai supportata. E quindi alla fine no, i nodi vengono al pettine, anche le difficoltà. E quindi questa fase poi ancora di più, perché si è data per scontato tutto il servizio, il lavoro silenzioso che le famiglie hanno fatto nelle case. E quindi ci si aspettava un po' di più, un po' di considerazione maggiore, ma anche a livello narrativo dal governo, un ringraziamento specifico. Non è arrivato e va bene, le famiglie continuano a fare il loro dovere con un po' più d'amarezza. E quindi che temi affronterete? Soprattutto qual è quello più importante? Ma noi il 15 appunto ci sarà la Presidente del Senato che farà un saluto istituzionale, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, la ministra alla famiglia, poi ci sarà il professor Blangiardo che offrirà una chiave di lettura molto triste, perché con i numeri in Italia parlerà dei numeri e ci dirà fondamentalmente che la natalità in Italia è scesa e le stime sono che scenderà sotto i 400.000 bambini nuovi nati, che sono grosso modo quelli che ci si aspettava nel 2032, quindi siamo 12 anni in avanti rispetto a questa infausta previsione che ha delle conseguenze. E poi ci sarà il professor Recalcati che invece ci aiuterà a riflettere sull'educazione, su come abbiamo vissuto questo tempo, che cosa nel rapporto tra genitori e figli e in famiglia in assoluto, no? C'è da prendere, c'è da lasciare, c'è da portarsi perché ci aiuti a crescere anche per il futuro. Un po' di amarezza sento anche nella tua voce in questo momento. Ma amarezza perché vedo i titoli dei giornali, vedo il decreto, stiamo seguendo da vicino tutte le vicende, stiamo mandando come forum delle associazioni familiari, il nostro ruolo è quello di fare da pungolo e quindi mandiamo tutte le sollecitazioni del caso, abbiamo mandato documenti, però vedo proprio che le famiglie non vengono prese in considerazione, vengono prese in considerazione le tipologie dei lavoratori. Categorie, la famiglia non è una categoria, la famiglia è il comune denominatore di tutte le categorie. Ecco, questo aspetto non viene tenuto in considerazione e questo è un peccato, perché poi alla fine a noi ci arrivano centinaia, anzi, gente di dire in questi due mesi, migliaia di mail, di messaggi di gente preoccupata, perché se tu sei un lavoratore atipico, sei una partita IVA, già te la passi male, ma se sei una partita IVA e c'hai dei figli, devi fare i salti mortali per dargli da mangiare e questo non è stato preso in considerazione. Certo, poi magari la famiglia si tira in ballo quando succede qualcosa di grave, si dice ma da che famiglia veniva, eh? Certo, sono le cose negative. Ma secondo te non è data per scontata la famiglia? Perché quando le cose non vanno bene è quando è dato per scontato, ma sì, la famiglia, ci pensa la famiglia, ma siamo troppo scontati secondo te? Sì, perché di fatto non puoi scioperare, cioè nel senso io che faccio? Sciopero e non do da mangiare a mio figlio? Io ho un figlio con la sindrome di Down, che faccio? Sciopero e non gli faccio fare la fisioterapia? Cioè, la famiglia non può scioperare perché equivarrebbe a fare qualcosa di negativo per se stessa, che poi avrebbe anche ricadute sociali, ma non è che siamo masochisti. Allora la difficoltà è proprio questa, che non puoi fare minacce perché tanto comunque l'amore c'è sempre. Non puoi inventarti scioperi perché comunque il tuo dovere silenziosamente lo porti sempre avanti e questo purtroppo che fa anche risparmiare molto lo Stato, questo risparmio invece di essere reinvestito nelle famiglie purtroppo viene dissipato in tanti altri rivoli.
semplicemente se tu metti un euro su una famiglia te ne produce 10. Perché? Perché se crolla la famiglia crolla il paese. Oggi nelle famiglie no, le famiglie hanno fatto, ha svolto un ruolo sussidiario enorme. Io ho mia moglie che lavora da casa come grafica, in questo periodo ha dovuto occuparsi dei figli più piccoli, uno ha avuto un ascesso a un dente e ha dovuto fare la dentista, poi ha fatto fisioterapia con il nostro figlio con la sindrome di Down e quindi gli ha fatto fare i movimenti per cercare di camminare, e poi ha la dovuto cuoca. Curare la cuoca, la parrucchiera, certo, tutto. Ha dovuto gestire la DAD, cioè la didattica a distanza, dovuto inventarsi tecniche informatiche, cioè, allora, questo è, quanto costa questo? Quantifichiamolo e mandiamo il conto poi, perché questo è un risparmio enorme che lo Stato si ritrova e che potrebbe semplicemente, aiutando direttamente le famiglie senza troppe complicazioni, mandando e dando un assegno, quello che si chiama un assegno universale per ogni figlio, cosa che avviene in tutto il resto d'Europa, potrebbe già mettere famiglie nelle condizioni di essere ancora più disponibili ad aiutare. Gigi, mi fai una cortesia, quando vedi tua moglie dai un abbraccio anche da parte nostra, perché mi ha commosso quello che è, come hai raccontato tua moglie, mi ha veramente toccato. Ma è la condizione di tantissime donne, non solo, anche di tantissimi padri in questo periodo. Io adesso l'ho descritta come una sola fatica sua, è chiaro che lei oggettivamente si è sobbarcata le spalle, una fatica maggiore, anch'io c'ero, anche io chiaro. Però è chiaro che per descrivere, io dico sempre che le mamme sono veramente un valore aggiunto, questo non vuol dire che i papà non debbano fare altro. Chiaro. La divisione del lavoro in maniera assolutamente consenziente da parte di tutti e due, lei ha preso questo tipo di oneri, di onori e anche di fatiche, perché poi alla fine è difficile, mentre fa questo, continuare a lavorare. Ed è questo il segreto di una buona famiglia, quando ci si dividono i compiti, no? E si partecipa a tutti. Senti, Gigi, senti, la domanda che volevo farti, babysitter, genitori che lavorano, figli a casa, chi non ha, adesso tu non so, i genitori se li avete a portata di mano oppure no, che fate? Ma pure se che si fa? A portata di mano non ci può andare perché sta a rischio, no? Quindi già. Sì. È un cane che si morde la coda. Normative che poi uccidono la normativa appena uscita, è un giro dantesco. Io 2 settimane fa ho incontrato il presidente Conte in una videoconferenza, di fatto, no? Quindi richiesta da noi come famiglie, e ho posto questo dubbio, ho detto 25 milioni di famiglie il 4 maggio rinizieranno a lavorare, che fanno se i bambini non vanno a scuola? Risposta? Le risposte sono state, sì, faremo un tavolo, facciamo un tavolo, ad oggi mi sembra che la soluzione ancora non si è trovata. Si sono fatte le sedie. Non sono riusciti a fare il tavolo, abbi pazienza. No. A meno che abbiano fatto il tavolo, ma era un altro che intendevi te. Ma la cosa grande è che è un miracolo come le famiglie italiane abbiano comunque tenuto botta. Cioè è un mistero, perché le famiglie italiane, nonostante non siano arrivate risposte, comunque fanno quello che c'è da fare, perché non mi sembra che il decreto ancora non è passato, quindi di fatto non ci sono state novità. Eppure le famiglie italiane, nonostante il voucher babysitter sia ancora di 600 euro, perché ancora non è passato il nuovo decreto, nonostante i congedi parentali non siano stati aumentati come abbiamo chiesto noi, nonostante tutto, chi doveva andare a lavoro è andato a lavorare, si è barcamenato, ha trovato risposte, ha trovato soluzioni. Questo è quando dico che uno dà per scontato questo valore aggiunto, perché comunque ognuno si è organizzato come meglio credeva. Per questo diciamo che invece di inventarsi vari voucher sarebbe più semplice dare 250 euro a figlio a ogni famiglia, e le famiglie sanno cosa farci. Certo. Chi vuole si prende la babysitter, chi vuole si fa la spesa, chi vuole no. Cioè fatene quello che vi sembra più opportuno. Vi diamo un aiuto concreto. Sì, però una cosa che mi ha sta. Sì, dimmi. Nel resto d'Europa funziona così, eh. Assegni diretti alle famiglie per ogni figlio. È vero. Senza nemmeno una cosa che noi mettiamo in Italia, il discorso del reddito. Cioè in Europa il figlio è un bene comune, quindi cioè te c'è un figlio, ce n'è due, ce n'è tre, a seconda pure del reddito. Poi in Italia noi posso pure mettere il reddito, posso pure capirlo, però il concetto è che un figlio è un bene comune. Invece in Italia un figlio è
hai fatto un figlio e mo sono affari tuoi. Esatto. Ma sapete che attualmente, lo dico a Cinzia e anche a Gigi, poi andremo in chiusura un po' tardi, quando si dicono vabbè noi italiani tanto ne usciremo fuori, sai che un po' mi ha stancato questa frase, tanto ne usciremo fuori, ce la dobbiamo cavare da con il fatto tanto gli italiani dai che tanto ne veniamo fuori, io mi sono un po' stancato, che dice Gigi? No, io sono convinto che ne veniamo fuori, il problema è che lasciamo i debiti ai nostri figli, perché è sempre così, in Italia noi ne veniamo fuori, come sta accadendo con questi 75 miliardi, mettendo un peso ulteriore per le generazioni future. È facile, no, fare così, il problema è che non si può sempre fare riferimento a debiti per le generazioni future. Certo. C'è un tema molto grande qua, non è il momento, però è grande con te. Ti seguiremo venerdì prossimo 17:30, magari diamo un'occhiata anche noi, sarebbe bello, sai, no, cosa? Infatti volevo chiedere una cosa molto importante, vai, vai. A Gigi, visto che appunto stiamo parlando di questa giornata internazionale della famiglia, ci sarà questa diretta online con tante persone che magari sapranno dare anche delle risposte, ma si può intervenire? Cioè, chi guarda la trasmissione, diciamo così, può fare delle domande? Allora, teoricamente sì, nelle metodologie che permette Facebook, nel senso che non avremo la possibilità di far intervenire, diciamo, in video, ma sì, chi commenta, con, diciamo, tracceremo le domande che arrivano e i commenti e le interazioni e cercheremo di tanto in tanto di leggere con molta pazienza, perché ne arriveranno tante, sì, non è che potremo fare, cioè, no, quello che si può, è chiaro, però è quello il bello, no? Interagire, però, diciamo, rispondere, che, sì, la volontà è questa. Bene, perfetto, ricordiamo giornata internazionale della famiglia mercoledì, anzi venerdì 15 maggio alle 17:30, diretta Facebook su Forum Famiglie o su YouTube Forum delle associazioni familiari. Grazie a Gigi De Paolo. Grazie. Che è promotore e relatore voi, con grandi personaggi. Grazie. Grazie Gigi, in bocca al lupo, ti ciao. Vediamo venerdì, sì, alla grande, e magari buona poi giornata. Ci risentiamo. Grazie, buona serata. Buona giornata.